Signore e signori, buonasera, benvenuti all'appuntamento di Tutto Sport per la presentazione del prossimo turno di calcio e di pallacanestro per quanto riguarda le formazioni sanseverese impegnate in Serie D e in Serie C rispettivamente di calcio e basket. Ne parliamo in studio con un ospite che è tornato a trovarci, l'allenatore del Sansevero Calcio, Severo De Felice. Grazie, benvenuto ancora una volta, grazie per aver accettato il nostro Buongiorno. invito. Appuntamento del Sansevero che la vede impegnata ancora in casa e si fa per dire ancora in casa perché deve scontare il terzo turno di squalifica del campo per i fatti avvenuti, o forse meglio dire non avvenuti, al termine della partita giocata al Ricciardelli con il Monopoli. Attende la visita della Sarnese, un appuntamento importante, un appuntamento che andremo a valutare ed approfondire con lo stesso De Felice, ma dopo aver visto il quadro completo dell'ottava giornata del campionato di Serie D, il girone H, possiamo mandare in onda la grafica, con questi accoppiamenti: Grottaglia Arzanese, Cavese Francavilla, Fidelis Andria Gallipoli, Gelbison Biceglie, Manfredonia Brindisi, Puteolana Scafatese, Taranto Potenza Monopoli, Taranto Pomigliano e appunto Sansevero Sarnese. Mister, dicevamo, un appuntamento importante per quello che dice soprattutto la classifica del Sansevero. Sì, l'appuntamento è importante, le partite sono tutte importanti. La Sarnese credo sia una squadra della nostra fascia, quindi vincere la partita potrebbe essere determinante, soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Parlavamo di classifica, questa classifica che al momento vede ancora una situazione non ancora definita, per quanto la partita non ancora omologata, quella vinta sul campo con il Gallipoli, ma a quanto pare persa 3-0 a tavolino. C'è stato il preannuncio di ricorso, poi il ricorso della formazione gallipolina, le difese della società sanseverese. Che idea si è fatto rispetto a queste possibilità di tenere questi 3 punti o magari che vadano verso Gallipoli? Io credo che noi abbiamo 5 Quindi 5 punti, il che significa che questa partita con la Sarnese diventa ancora più importante perché sotto il Sansevero ci sono soltanto 2 squadre. Ricordiamo ancora una volta che cosa significa le parti basse della classifica: le ultime 2 retrocederanno in eccellenza, le 4 che precedono immediatamente l'ultima e la penultima in classifica disputeranno i play-out, così come è successo nella passata stagione. Oggi il Sansevero è pienamente mischiata nei play-out e grida vendetta proprio quei 3 punti. Perché se Sansevero avesse avuto 8 punti sarebbe fuori dei giochi retrocessione. Ma io non mi soffermerei più di tanto sulla classifica attuale. È passato così poco tempo, solo 7 giornate, quindi non mi soffermerei sulle posizioni. Nell'arco di un punto, insomma, ci sono diverse squadre, quindi sono situazioni che ora non vanno prese per quelle che sono. Vincendo una partita o vincendo le 2 di fila, si andrebbe a finire quasi nei playoff, quindi io invece mi soffermo più sulla crescita della squadra che avviene giornata dopo giornata. Ecco, la squadra che dalle prime giornate, già dalla buona partita disputata a Pozzuoli con la Puteolana, ha avuto una evoluzione che è culminata con la vittoria con il Gallipoli e con la bella prestazione di domenica scorsa a Biceglie, sia pur terminata con la sconfitta per 1-0. Comunque la squadra c'è, una squadra che le dà fiducia che possa uscire da queste sabbie mobili. Io credo molto in questa squadra, l'ho fatta io per intero, quindi non posso essere di parere diverso. Sono molto fiducioso perché vedo un gruppo veramente forte sotto l'aspetto psicologico. Ovviamente deve migliorare molto, ma ci sono anche diversi debuttanti, però credo fortemente in questo gruppo. Non sempre il Sansevero però ha raccolto quanto ha seminato, e parliamo del pareggio che sta strettissimo a Pozzuoli, del pareggio ancora più stretto della seconda giornata di campionato con il Monopoli in casa, e poi quella che possiamo considerare purtroppo la sconfitta a tavolino con il Gallipoli. Su quale recrimina di più di questi 3 risultati che stanno stretti al Sansevero? Ma io credo che fortuna e sfortuna fa parte della vita di
di tutti i giorni. Io nel mio modo di lavorare cerco di migliorare dove c'è da migliorare per cercare di portare anche la fortuna dalla nostra parte. Probabilmente queste le prime due partite, con un pizzico di esperienza in più, avremmo potuto avere 4 punti in più. Quella col Gallipoli non posso recriminare niente. L'allenatore sbaglia la formazione, sbaglia i cambi, il portiere può sbagliare un'uscita, l'attaccante può sbagliare un gol a porta vuota. Ci può essere che un componente della società possa fare un errore. La forza di un gruppo intesa a 360 gradi è quella di rimediare agli errori di ognuno di questi elementi. Certo, un incidente di percorso che posso, come tanti che possono succedere sia in campo che dietro una scrivania. Andiamo a analizzare la giornata. Probabilmente l'accoppiamento più interessante potrebbe essere, per quanto riguarda magari la tradizione pugliese, Manfredonia Brindisi, anche se si tratta di due formazioni di non altissima classifica, magari Brindisi un po' la delusione del campionato, con tutto quello che è successo e sta succedendo sulla piazza Brindisina, prima l'esonero di Chiricallo, poi le dimissioni di Flora, l'arrivo di una nuova cordata, di tutto di più sta succedendo a Brindisi, fatto sta che i risultati non arrivano. Ma io sono convinto che il Brindisi prima o poi farà il campionato che gli compete. Non può essere diverso per una piazza come Brindisi. Invece ho visto il Manfredonia una sola volta in DVD e mi sento di fare i complimenti a Mister Badacca perché esprime veramente un buon calcio. Il big match può essere considerato quello che si disputerà ad Andria, Fidelis Andria Gallipoli? Credo proprio di sì, credo che l'Andria sia una delle squadre accreditate alla vittoria finale. Il Gallipoli ha avuto un inizio di campionato veramente importante, ma perlomeno sulla carta non penso che possa competere con l'Andria. Probabilmente si sta sgonfiando l'effetto Gallipoli, due sconfitte consecutive sul campo con il San Severo e poi addirittura in casa con il Grottaglie. L'inizio di campionato eccezionale sta tornando con i piedi per terra. Sicuramente farà un campionato di vertice anche il Gallipoli, ma non era ovvio e impensabile che potesse sostenere quei ritmi. Partita interessante anche a Potenza, tra Potenza e Monopoli, anche se il Monopoli è fastidiato da una serie di squalifiche con un po' di parapiglia che è successo al termine della partita domenica scorsa, pareggiata in casa con il Taranto. Un Monopoli che dopo aver pareggiato in casa a San Severo al 99esimo o magari al 101esimo più che 99esimo, poi ha pagato un po' di punti persi proprio nelle ultime battute di gioco. È quello che dicevo prima, fortuna e sfortuna prima o poi si compensano nell'arco di un campionato. Come hai detto giustamente te, la fortuna che ha avuto con noi è stata ben presto compensata dalla sfortuna, ma io credo che anche il Monopoli sia una squadra destinata a fare un campionato di vertice. Hai tutta la squadra a disposizione per domenica, ovviamente rientra anche Campanella dopo il caso Campanella, quello della giornata di squalifica, è stato fermato ovviamente domenica scorsa quando ha scontato questa famosa giornata di squalifica combinata dal giudice sportivo per la doppia ammonizione nel playoff disputati nella passata stagione con la Fidelis Andria conquistando la promozione in Serie D. Tutti a disposizione per domenica, mister? Sì, dovrebbero essere tutti a disposizione. Rispetto a quella che è la squadra, c'è possibilità di cambi in corsa? Va bene la squadra che hai? La società è sul mercato? Che novità ci sono dal punto di vista societario? Non dobbiamo dimenticare sempre le condizioni in cui lavorano i nostri dirigenti, perché poi spesso si dimentica in fretta. Credo che abbiano fatto già grossissimi sacrifici, li stanno continuando a fare e io credo sia impensabile poter chiedere ai miei dirigenti ulteriori sforzi.
Ecco, rimarchiamo questa situazione con la dirigenza sanseverese che sta facendo un po' i conti con una parte di passività che si trascina dalla passata stagione. Ricordiamo che nella passata stagione il Sansevero ha disputato tutte le partite interne lontano dal Ricciardelli per l'indisponibilità del campo di Via San Marco e questo ha comportato delle grosse perdite alla società giallo-granata, innanzitutto dal punto di vista degli abbonamenti, con una campagna abbonamenti che come nel corso della passata stagione lo stesso allora presidente Dino Marino disse che fu praticamente fallimentare dal momento che i tifosi sanseveresi hanno sottoscritto pochissime tessere perché non avevano certezza che si potesse giocare a San Severo. Problematica anche dal punto di vista delle sponsorizzazioni, delle pubblicità, dei famosi tabelloni pubblicitari che sono una grossa manna dal cielo per la società. Situazioni economiche che si stanno ripercuotendo anche in questo campionato, non ultima la sanzione di 5.000 euro per comminati dal giudice sportivo in sede di omologazione della partita disputata in casa con il Monopoli, le 3 giornate di squalifica che hanno frenato quella campagna abbonamenti che avrebbe potuto decollare in caso di vittoria. Quindi, come spesso suol dirsi, piove sul bagnato, ma la dirigenza sanseverese comunque con molto spirito di sacrificio sta tenendo in piedi un titolo sportivo che per Sansevero è importantissimo, un titolo sportivo di Serie D che probabilmente, mister, in altre piazze viene più apprezzato. Sansevero non sta apprezzando molto quello che questa dirigenza ha portato qui. Una dirigenza che ha vinto, credo, 4 campionati di fila, Sì. se non ricordo male, con la salvezza dell'anno scorso, credo che sia un'altra promozione. Sì, in effetti mi aspettavo ci fosse più partecipazione, un aiuto in più a questi dirigenti che veramente, torno a ripetere, fanno dei sacrifici enormi e in effetti poi la Serie D di quest'anno, come abbiamo spesso detto, è considerabile una seconda divisione degli anni passati, quindi ancora più importante, però ahimè non posso smentirti, c'è un po' di immobilismo. In effetti ricordiamo che la Serie D di quest'anno va a sostituire la ex C2 dell'anno scorso, il campionato che disputava il Foggia Calcio, che è l'entità, il maggiore esponente del calcio della provincia. Ritorniamo al match di domenica che si giocherà ancora una volta a 120 km di distanza, ma ormai si è abituato, avendo già vissuto la seconda parte della stagione lo scorso anno. Questa è la terza giornata di squalifica del campo. Per la Gabala non c'è due senza tre. Le 2 giornate di squalifica del campo hanno portato sul campo 2 vittorie. Chissà che non arrivi la terza. Il problema è che io non sono superstizioso, non credo alle cabale. Se non mi hanno informato male, sono 164 km, di cui alcuni anche di strada non bellissima, però d'altronde non possiamo porre rimedio a questo, dobbiamo solo e esclusivamente concentrarci su una partita che, torno a ripetere, vincere sarebbe un toccasana, ma solo e esclusivamente sotto l'aspetto psicologico per i ragazzi che credo meritano, iniziano a meritare un po' di soddisfazione. Dovrebbe essere, dovrebbe, sarà sicuramente la terza e ultima giornata di squalifica dal campo, poi si tornerà di nuovo a giocare al Ricciardelli. Quanto manca, quando vi manca giocare al Ricciardelli? Quando vi manca di quell'esperienza con il Monopoli in casa? Col Monopoli in casa i tifosi erano obbligatoriamente pochi, però si sono fatti sentire. Comunque giocare sul proprio campo dove ti alleni tutti i giorni è sicuramente un vantaggio. Io credo che questa squadra è una squadra che può far togliere soddisfazione ai tifosi del Sansevero, anche perché tra virgolette è una squadra simpatica fatta di tanti giovani e
di pochi esperti, ma che hanno uno spirito anche loro molto giovane. Quindi credo che tornare sul nostro campo e sentire l'affetto della città e ovviamente in primis dei nostri ultra sarebbe l'ideale. Tornare a giocare a San Severo sarà importantissimo. Ovviamente ci auguriamo che a San Severo, con il ritorno a San Severo tra 15 giorni, ci possa essere il pubblico delle grandi occasioni. Non dovrebbero esserci più quelle limitazioni di accesso che ci sono state in occasione della partita disputata con il Monopoli. Questa squadra, questa dirigenza, questo staff tecnico sicuramente meritano tutto il calore di una città quale sa dare San Severo, che deve evidentemente ancora affezionarsi a questa squadra perché non l'ha vista per un anno e mezzo. Può essere anche questo il motivo per cui non è molto sentito questo campionato a San Severo. Ok, per tornare all'episodio di Monopoli, penso che un altro aspetto devastante sotto il punto di vista della negatività è stato proprio questo, perché se la partita fosse finita con un risultato positivo, come insomma d'altronde sul campo ormai era stato acquisito, secondo me si sarebbe creato tutt'altra atmosfera. A questo punto sicuramente staremo a parlare di un altro campionato, al di là dei punti, al di là della classifica, ma sicuramente ci sarebbe stata un'impennata nella vendita degli abbonamenti, un'impennata nella vendita delle pubblicità, altre due partite che si sarebbero giocate a San Severo con incassi per la società, perché ricordiamo la partita di domani si giocherà in campo neutro, ma ancora una volta a porte chiuse, quindi anche con una mancanza di incassi che vanno a sommarsi anche i 5.000 euro di multa che sono stati comminati alla società del presidente dell'Aquila. Quindi una situazione che quel maledetto gol, quel maledetto rigore di Bronicchi al 101esimo ha cambiato questo inizio di stagione del San Severo. Giriamo per un attimo pagina, poi ritorniamo al San Severo Calcio. Parliamo di basket, parliamo di campionato di Serie C, quello in cui è impegnato l'Allianz San Severo, l'unica formazione a disputare un campionato nazionale della città, della provincia di Foggia, insieme alla Udas Castellano Cerignola. Domani si celebrerà la sesta giornata del campionato nel girone H. Questi accoppiamenti possiamo mandare in onda la grafica con Cesarano Scafati Basket, Timberwolves Potenza, Pink Basket Bernalda, Cestisti Costumi, Lotti Calzature Trani, Magic Team Benevento, Nuova Pallacanestro Nardò, Megarite Napoli, Partenope Napoli, Cilento Basket Agropoli, Basket Sarno, TNT Stabia, GMA Pozzuoli, Allianz San Severo. Una trasferta quindi per la formazione di coach Piero Cohen, che è a punteggio pieno, 8 punti in classifica, avendo già osservato un turno di riposo, che insegue la capolista che attualmente è la Cesarano Scafati Basket, che ha 10 punti in classifica, 0 sconfitte, tutte vittorie, ma Scafati non ha ancora osservato un turno di riposo. Segui il basket, mister? Preferisci Sono appassionato di pallavolo. più la pallavolo che la pallacanestro. Ecco, se pallavolo Eh, visto. vi, eh, vi siete c'è stato un incontro con coach Piero Cohen, vi siete scambiati anche delle informazioni tecniche, tattiche più che tecniche. Quanto può il calcio prendere dalla pallacanestro? Mister Zeman ha insegnato tutti i famosi blocchi surrogandoli dalla pallacanestro. Può ancora attingere a qualcos'altro, secondo lei? Ma certo, si può attingere da qualsiasi altro sport, voglio dire. Allargare i propri orizzonti e cercare di rubare qualche cosa a qualche altro sport è possibilissimo. Io spero di poter quanto prima, infatti, andare ad assistere a qualche allenamento di Mr. Cohen. Magari sarai accompagnato dal tuo preparatore atletico Giampiero Danisi, che è stato fino all'anno scorso il preparatore atletico dell'Agropoli, l'altra formazione di Agropoli, quella allenata da coach Antonio Paternostra, ex allenatore della Cestistica San Severo, che disputa il campionato di Serie B. Lui sarebbe più interessato di te perché magari ha anche delle collaborazioni con l'altra squadra di Agropoli, l'avversaria della formazione sanseverese. Quindi dicevamo, impegno
impegno esterno per la Allianz San Severo, che continua questa marcia di avvicinamento di ritorno alla vetta della classifica, quella vetta della classifica che ha perduto per effetto della sosta di campionato, che ricordiamo dal momento che il campionato di Serie C nel girone H ci sono soltanto 15 formazioni, quindi a turno una squadra riposerà nel girone di andata e poi riposerà anche nel girone di ritorno. Per Coach Piero Cohen la squadra è praticamente al completo, dovrebbero essere pienamente recuperati sia Antonello Ricci che Porfido, Alessandro Porfido, i due che sono usciti malconci dalla partita disputata in infrasettimanale 10 giorni fa ad Ostuni, rispettivamente usciti con 2 e 6 punti di sutura, con Porfido che non ha terminato la partita giocata ad Ostuni, Ricci che non ha preso parte alla partita disputata domenica scorsa in casa con la Pink Basket Bernalda. Tutti e due dovrebbero essere pienamente recuperati, come dovrebbero essere pienamente utilizzabili, tra virgolette ovviamente utilizzabili, sia Serroni che Antonio De Fabritis. Antonio De Fabritis che ha mostrato netti segni di miglioramento rispetto alla partita di Ostuni, dove ha chiuso con un 0 su 11 domenica scorsa con Bernalda. Nella seconda fase del match è tornato quello De Fabritis che molti tifosi sanseveresi appassionati di basket di San Severo hanno apprezzato nella passata stagione quando ha vestito la casacca giallonera della cestistica. Quindi formazione al completo, si giocherà a Monteruscello, un palazzetto che ha visto diverse vittorie della formazione sanseverese nei confronti del Pozzuoli, con questo vantaggio psicologico per Coach Piero Cohen, che viene da 4 vittorie in questo inizio di campionato. Dal punto di vista tecnico la formazione sanseverese viene accreditata dai favori del pronostico, anche se giocare nei campi della campagna non è mai facile per la passione e per il calore che spesso si trova da quelle parti, una situazione che nella pallacanestro è un po' come nel calcio: in Campania si vive lo sport con tanta passione. Tu ci hai giocato spesso in squadre campane, a Scafati specialmente, c'è tanta passione e tanto calore. Sì, anche se secondo me non è più quella di una volta, anche in Campania ci sono delle piazze che rimangono storiche, ma non c'è più quella passione e quel calore di una volta. C'era molto più trasporto evidentemente nel passato. Poi Scafati ha perso un po' di appeal sia nel calcio che nella pallacanestro, adesso sta cercando di risalire nel basket. Giusto per inciso, dal momento che parliamo di Scafati, lunedì è stato esonerato Ciccio Ponticello, l'allenatore di Scafati, che sta disputando il campionato di Lega 2, avendo perso con Latina in casa. È stato chiamato a sostituirlo Giovanni Putignano, ex giocatore del CUS Bari e ex giocatore anche di Ostuni, ritorna sempre Ostuni nel corso delle nostre indicazioni. Un match che vede sicuramente un turno favorevole alle squadre favorite in questo campionato. Scafati che gioca in casa con Potenza dovrebbe avere vita facile, come Ostuni che va a giocare sul campo di Bernalda, riprende dopo un turno di sosta per la formazione di Peppe Vozza dopo la partita giocata con San Severo, e anche qui Ostuni non dovrebbe avere molte difficoltà ad andare a sbancare il campo di Bernalda. Partita più equilibrata quella che si disputerà a Trani tra la Juve Trani e la Magic Team Benevento, anche se Benevento viene dalla sconfitta casalinga con tanto di esonero anche di allenatore. Nardò Napoli, anche qui partita facile per la formazione neretina. Partenope Napoli Agropoli, con Agropoli che ha i favori del pronostico. Sarno Stabia, questa è una partita un po' più incerta, anche se poi alla fine il Sarno dovrebbe avere la meglio nei confronti della TNT Stabia. Molto velocemente ci avviciniamo verso la conclusione del nostro appuntamento. Mister, finalmente finisce questa squalifica, finalmente finisce questo giro magare un po' non soltanto per la Puglia, perché questo il secondo turno che si gioca in Campania, addirittura 2 dei 3 addirittura fuori regione,
una situazione paradossale, perché si gioca più vicino alla squadra avversaria che più vicino a casa. È successo la stessa cosa con Gallipoli, è successo la stessa cosa con l'Arzanese. È un paradosso questo. Sì. Anche se si gioca a porte chiuse e non è un problema che riguarda i tifosi, ma è comunque una situazione organizzativa, logistica anche della società. Ci sono delle regole, vanno rispettate, quindi è inutile lamentarci, è inutile focalizzare la nostra attenzione su queste cose. Dobbiamo preparare la partita ovviamente come se giocassimo in casa, ma come d'altronde prepariamo tutte fuori e dentro. E mi auguro che sia l'ultimo turno che giochiamo fuori casa, e ovviamente riferita alle partite casalinghe, sperando che poi quando torneremo in casa non ci sia un po' troppo allarmismo e un po' troppa tensione ingiustificata. In questi giorni hai dovuto lavorare più sull'aspetto tecnico-tattico o sull'aspetto psicologico? Sì, ragazzi, dal momento che c'è questa situazione di pressione dovuta alla classifica, un po' di malcontento, di delusione per la partita persa al tavolino con Gallipoli, una situazione che potrebbe un po' deprimere l'ambiente? Sicuramente il lavoro maggiore lo sto facendo sotto l'aspetto psicologico, ma che è un aspetto per mia forma mentis che curo tantissimo, indipendentemente poi dalle innumerevoli situazioni di disagio che ci sono state in questo inizio di campionato. Io torno a ripetere, se tu mi chiedessi la classifica io non la so nemmeno, perché dopo 7 giornate secondo me non serve guardare la classifica. Ovviamente quello che mi interessa è la crescita del gruppo, e io sono straconvinto che con questa crescita arriveranno anche i risultati, e ripeto, arriveranno le soddisfazioni che sti ragazzi, che più volte hanno dimostrato di essere uomini, meritano. Sicuramente arriveranno i risultati, ne siamo certi anche noi, ci auguriamo che possano arrivare sin da domani nella partita che si discuterà, ricordiamo alle ore 14:30, perché torna l'orario solare e quindi le partite inizieranno alle ore 14:30 con il San Severo che affronterà a Ponte in campo neutro la Sarnese. Siamo addirittura d'arrivo, ricordiamo gli appuntamenti: oltre a quello del San Severo Calcio alle ore 18 l'Allianz San Severo che andrà a sfidare la GMA Pozzuoli domani sera alle ore 18 al palazzetto di Monteruscello in Campania. Questi gli appuntamenti delle due squadre sanseveresi per questo inizio di campionato della stagione 2014-2015. Grazie per la gentile attenzione, grazie soprattutto a mister De Felici, in bocca al lupo per domani, ovviamente per il resto del campionato. Grazie a voi, buonasera e buon sport a tutti.